teniamo alta l'attenzione, questo è molto importante. Ci sono molte notizie che si susseguono, ma i fatti recenti che stanno succedendo a Roma non devono rimanere vivi nell'attenzione dei cittadini. Gli inquirenti stanno continuando a scartabellare, a cercare le strade adatte per trovare eventuali responsabilità. Noi siamo al loro fianco e abbiamo anche oggi portato ulteriore documentazione che possa aiutarli nelle loro indagini. Il prefetto si è dimostrato disposto ad ascoltarci. Noi dal municipio nono di Roma vorremmo ci fosse maggiore attenzione su quello che sta avvenendo presso questa entità dell'ente EUR, che è considerata come un ente privato e dove appunto per questo motivo si gestiscono in totale autonomia sia gare che altre situazioni di compravendita. Il campo di Castel Romano, l'abbiamo detto, abbiamo votato che deve essere chiuso, deve essere superato e soprattutto fino a quel giorno, quando avverrà, bisogna fare chiarezza su come le persone lì dentro vengono trattate e l'espansione che sta avendo, un'espansione non chiara. Il campo ormai non è più quello circoscritto nelle mura, si sta allargando sempre di più anche tutto attorno. Quindi queste persone che tipo di sicurezza hanno? Il loro livello sanitario qual è? Fanno sempre parte del campo di Castel Romano, sta sempre all'interno del Comune di Roma e il rischio sanitario lì rimane alto. Un altro problema molto importante è quello dei rifiuti che i cittadini sempre ci espongono, la modalità con cui vengono lasciate le nostre strade, completamente nello stato di abbandono, soprattutto per i rifiuti, per le foglie. E ora sappiamo perché i soldi non c'erano, sappiamo dove andavano a finire. Ecco, questo non deve avvenire e chiediamo a tutti i cittadini, quelli che sanno, perché c'è sempre, la maggior parte delle persone lo sanno, anche gli impiegati stessi del comune lo sanno, noi garantiamo l'anonimato, ma dateci le informazioni e noi faremo in modo che Roma torni di nuovo pulita.